Allora, raga, vi devo fare una confessione. A me le intro trash mi hanno stancato. Quindi da oggi in poi faremo soltanto video serie e intro serie. Bella, raga, triplo saggi su ogni cosa, triplo saggi su ogni cosa. Guadagniamo un po' di sganghis. La situazione mi sta sfuggendo di mano. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi è un video cattivo, forse il video più cattivo del canale. Quindi mi raccomando, se volete che continuiamo questa tra virgolette serie sulle criptomonete e sul mining, e se volete altre cattiverie, vorrei che raggiungiamo almeno i 2500 like, che sono tantissimi, però vedo che questa serie vi piace, quindi ci possiamo arrivare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella con tutte le notifiche, e iscrivetevi alla pagina Facebook perché pubblichiamo le offerte e un sacco di stupidaggini. Ultimamente soprattutto un sacco di stupidaggini, però pubblichiamo anche le offerte. Detto questo, direi di cominciare a partire, che di tempo ne abbiamo perso fin troppo. Tempi bui sono trascorsi per noi PC gamer o appassionati di PC. Chi ha avuto l'idea di assemblare un sistema in questo momento di certo ha avuto qualche problemino a trovare delle schede video. La disponibilità era molto poca e quelle che c'erano costavano veramente molto. Ma la situazione sta per terminare, perché ovviamente quando si abusa di qualcosa va sempre a finire male. Un pochettino come la droga, l'alcol o i video di Andrea Santin. Tutte e tre le cose portano morte cerebrale. Detto questo, che non ci interessa fino a un certo punto, partiamo subito dallo spiegare perché questa cosa sta succedendo. Allora, le criptomonete, come abbiamo spiegato in qualche video precedente, non sono gestite da nessuna organizzazione centrale. Portiamo un esempio invece di organizzazione centrale, il nostro amato euro. Il nostro amato euro è gestito dalla Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea decide dove produrre gli euro, come produrre gli euro, perché produrre gli euro e soprattutto quanti euro produrre. E soprattutto questa cosa è molto importante perché in base a quanti euro vengono prodotti la moneta ha un tot valore. Ad esempio, se la Banca Centrale Europea iniziasse a sfornare banconote da 50 euro al ritmo di 1000 al secondo, tempo un giorno e domani l'euro varrebbe quanto la carta a straccia o i video di Andrea Santin. Sì, oggi ce l'ho con Andrea Santin, va bene? Non ci posso fare niente, ce l'ho con Andrea Santin, succede, ogni tanto ce l'ho con qualcuno. E quindi la Banca Centrale Europea che decide arbitrariamente il valore della moneta. Per esempio, se la Banca Centrale Europea decidesse di svalutare la moneta, allora a quel punto la moneta varrebbe di meno. La svalutazione, tramite una serie di marchingegni economici che non penso sia posso sta qua a spiegare su un canale che tratta di come costruire un PC con 50 euro, anche se però ci provo, può servire ad esempio per stimolare il mercato interno di un paese ed aumentare le esportazioni. Se per esempio io produco pizze e le vendo a 5 euro e oggi 5 euro valgono 7 dollari, domani svaluto la moneta e 5 euro non valgono più 7 dollari ma ne valgono 4, tutti i mercanti mondiali verranno a comprare le pizze da me. In questo modo avrò stimolato le mie esportazioni. Può avere anche degli effetti negativi, però in genere questo è il motivo per cui si usa o altri che non vi sto qua a spiegare. Questa cosa nelle criptomonete non è fattibile, non c'è nessuno che decide quando svalutare la moneta. Le monete vengono regolamentate semplicemente dalla domanda e dall'offerta. Quindi finché la domanda è alta, il loro valore è molto alto, ma nel momento in cui anche il contadino dietro casa ha nel fienile una mining rig da 8RX580, capite che la domanda inizia a abbassarsi. Se la domanda si abbassa, si deve abbassare anche l'offerta. Se l'offerta si abbassa, le criptomonete iniziano a valere di meno. Questa storia si ripete in tutti i meccanismi di mercato. L'abbiamo già spiegato in qualche video precedente. Se io ho tre cipolle e sono l'unico in Italia ad avere le cipolle, posso venderle a quanto voglio. Ma se io ho tre cipolle e in Italia ci sono un numero di cipolle che variano dai finti VAT dichiarati dagli alimentatori scrausi al numero di persone che sono convinte che la GT710 sia una scheda da gaming. E per chi non comprendesse la citazione, sto dicendo che in Italia ci sono molte cipolle. Le mie tre cipolle le devo vendere a 10 centesimi l'una. Ora, rapportate questo meccanismo sull'Ethereum o su una criptomoneta qualsiasi. Se io avessi minato tante criptomonete, quindi avessi una disponibilità davvero ampia di criptomonete da vendere, posso chiedere tanto? Ovviamente no. Ma in parole povere, che cosa sta succedendo proprio come fatti? Diciamo che non sono proprio i piccoli investitori a modificare il mercato delle criptomonete, più che altro sono le grandi startup che da inizio anno hanno iniziato a minare
tantissimi Ethereum quando valevano veramente poco, fino al punto da far salire il loro valore così tanto. Come hanno fatto a far salire il loro valore? Semplicemente facendo finta di sputtanarsi, ovvero: ehi, guarda, fai mining, vedi che sono soldi facili. Tutti quanti ovviamente hanno iniziato a minare e volevano gli Ethereum. Loro erano stati i primi a minarli e i primi ad averli, di conseguenza hanno iniziato a venderli. Ora hanno capito che non vale più il rischio per un'improbabile alzata di prezzo dell'Ethereum che domani da 150 passa a 1000 dollari. Di conseguenza hanno detto: fermi tutti, iniziamo a vendere tutto quello che abbiamo. Questo ha rilasciato sul mercato un numero di Ethereum esorbitante e di conseguenza cosa è successo? Che il prezzo si è abbassato, perché la domanda è rimasta la stessa ma la quantità è aumentata in modo terrificante. Questo unito al fatto che nel denaro del mercato sono entrati molti investitori magari poco preparati, come hanno visto un guadagno di 5 euro hanno iniziato a fare vendi tutto, ci siamo ritrovati veramente con un mercato di Ethereum con tantissime criptomonete minate da vendere, e ovviamente per venderle ognuno ha dovuto cercare di fare il prezzo migliore. È iniziata la famosa guerra dei centesimi: io lo vendo a 400, io a 3,99, io a 3,98, io a 3,97, e nel giro di 15 giorni siamo passati da 400 dollari a 150. E questo, che vi sembra un discorso solo applicabile all'Ethereum, è replicabile per tutte le criptomonete, anche perché spesso si attua un effetto domino. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando una moneta crolla, soprattutto se ha un pesce grosso come l'Ethereum, che ha un market cap che praticamente, diciamo, è il valore totale della moneta, è molto alto, si porta dietro tutte le altre monete, quindi anche Bitcoin, Ripple, eccetera eccetera. Questo perché? Perché ovviamente è molto più facile scambiare criptomonete che per criptomonete piuttosto che scambiare criptomoneta per denaro sonante come dollari, euro, eccetera eccetera. Tradotto in parole povere, cosa significa? Significa che magari la crisi e le criptomonete sta per terminare, che tra poco avremo di nuovo una grande disponibilità di schede video, e soprattutto Vega sta arrivando, e questa volta rischia di non essere un meme. Quindi mi raccomando, preparate i portafogli, state belli pronti, perché sul mercato stanno per arrivare RX come se piovesse, come se non ci fosse un domani. 580 a 130 euro, già lo vedi il titolo clickbait del prossimo video. Detto questo, spero che il video sia piaciuto. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, commenta dicendomi ciò che pensi, condividi il video magari a tutti quegli amici, ma quando si abbassano i prezzi delle schede video, ecco, guarda il video di Saddi, Saddi te lo dice. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!